E sono i primi giorni in cui questa possibilità si sta sbloccando. Ci eravamo ormai abituati a stare ognuno davanti al suo computer in streaming e siamo un attimo presi anche dal panico, un po' di agorafobia a ritrovarci tutti insieme davvero. E abbiamo ospiti di nuovo con noi, Rosalba Vetellaro e Alessandra Viola, che erano venute però diciamo a distanziamento streaming per il giorno della memoria con il documentario sulle sorelline di Auschwitz, le due sorelle che ancora oggi testimoniano accompagnando i ragazzi nei campi di concentramento in Polonia, e quella che fu la loro esperienza infantile. Le nostre amiche sono riuscite a costruire un cartone animato su questa vicenda e anche un libro che abbiamo in biblioteca per raccontare anche diciamo ai ragazzi per queste vicende. Oggi sono con noi invece nella vigilia della giornata della legalità dedicata a Falcone e Borsellino, della lotta contro la mafia, e anche per questa diciamo tematica hanno costruito un cartone animato ispirandosi ai burattini, all'opera dei pupi che c'è in Sicilia. Entrambi i magistrati hanno conosciuto la loro morte in Sicilia, Rosalba è di Palermo, c'è un forte sentimento anche in questa narrazione. E da questo cartone animato è stato anche tratto un libro che trovate all'ingresso e che la libreria Centofiori ci ha reso disponibile. Lo troverete anche in biblioteca. Sono molto felice di vedere anche tanti ragazzi giovani che sono stati in questi mesi di chiusura forse i frequentatori più attenti della biblioteca, per rifornirsi di libri come a volte gli adulti fanno di meno. I ragazzi divorano i libri, li consumano e hanno bisogno di rinnovarli, e con loro spesso portano anche i loro genitori che avevano nelle scaffalature aperte della nostra biblioteca la possibilità di rifornirsi di libri. E quindi se abbiamo raggiunto buoni risultati di frequentazione è grazie alla biblioteca dei ragazzi e dei bambini e ai loro genitori, che hanno trascinato poi ovviamente con sé anche altre persone. Stamani le nostre amiche hanno presentato nelle scuole con la presenza di Lara Pieri, che era stata l'iniziatrice di questa iniziativa, e di Alice Raspanti, la nostra assessora all'educazione e all'istruzione, che è qui con noi per salutarci e per dirci com'è andata stamattina. Grazie Silvia. Allora, fa veramente piacere poter di nuovo vedere in presenza le persone. Credetemi, sicuramente è un sentimento che provate anche voi, ma in questi pochi giorni, da quando ci hanno consentito le condizioni e le disposizioni sanitarie di poter ritornare alla vita, perché quella vissuta, quella vera, il contatto con le persone, perché fino adesso lo stare davanti a un video e partecipare ma sempre con una certa distanza, nella mancanza del contatto, è stata una sofferenza. Ecco, iniziare dall'altro giorno a vedere la piazza viva, vedere le persone così davanti a noi, poter raccontare esperienze, poter raccontare belle esperienze come quella che abbiamo vissuto questa mattina con Lara, che è la nostra consigliera delegata alla cultura della memoria,
insieme con i ragazzi, quindi con gli studenti di tutti e due gli istituti comprensivi di Montepulciano, i loro insegnanti, partecipare e vederli attenti e condividere, ascoltare con curiosità e con voglia di apprendere il racconto che facevano le nostre due amiche, perché ormai sono diventate due amiche di Montepulciano, che sono Alessandra e Rosalba, è stato veramente un ritornare finalmente a vivere dopo un anno e alcuni mesi di sospensione totale. Allora, ecco, l'esperienza che abbiamo avuto, al di là dei piccoli problemi tecnici che un pochino ci hanno fatto dilatare i tempi, ma è stata veramente una bella esperienza, e credo che al di là di tutto, i ragazzi che oggi hanno avuto la fortuna di partecipare a questo incontro rimarranno i loro ricordi un momento indelebile della loro formazione e della loro crescita, perché anche a domande rispetto alle metafore che si colgono nel cortometraggio a cartoni di Rosalba e di Alessandra, loro rispondevano e rispondevano partecipi, hanno colto dei dettagli, erano curiose di sapere, e quando veniva spiegato il senso della metafora, quella che è la realtà vera che un popolo come quello della regione Sicilia, ma io direi il popolo italiano, ha vissuto con quella grande piaga che è la mafia, che purtroppo spesso ci viene appiccicata addosso come un'etichetta. Quindi gli italiani all'estero vengono classificati come mafiosi, mangiatori di spaghetti e pizza. Ovviamente è un'etichetta che a noi non sta bene, perché per fortuna l'Italia è altro, per fortuna ci sono tante esperienze, anche piccole, quotidiane, che fanno vedere che c'è questo desiderio di crescere, questo desiderio di libertà, questo desiderio di conoscere, questo desiderio di stare sotto la luce del sole a testa alta. E anche da questo bel libro per ragazzi traspare, è evidente questa volontà, questa libertà di scelta da che parte stare del mondo, se stare sotto la luce o se stare nell'ombra, al buio. E quindi niente, io penso che sia veramente stato un bel momento, un momento da replicare. È un grande insegnamento per tutti i ragazzi che hanno partecipato questa mattina, ma anche per noi adulti, per cui godetevi il racconto che ci faranno di questo bel libro, perché ne vale veramente la pena. E ovviamente il mio saluto è quello di tutta l'amministrazione comunale che ha voluto essere presente qui stasera, proprio per testimoniare quanto crediamo alla legalità, al rispetto e alla cultura della memoria, perché non c'è tristezza più grande di quello di dimenticare, perché se, e qui cito in maniera molto riassuntiva una frase di Falcone, gli uomini passano e le idee invece restano e continuano a camminare sulle le gambe della gente. E la gente che deve portare avanti queste idee sono questi ragazzi che noi abbiamo qui questa sera e tanti altri ragazzi per i quali stiamo costruendo e loro stanno costruendo il loro futuro. Credo che se lo meritino tutto. Grazie infinite. Grazie. Velocissima, io ringrazio tutti quanti, è emozionante poter riprendere quella che a volte non c'è sapore più bello della normalità, riuscire ecco, a trovarci e a riprendere questi incontri. Credo che sia il confronto sia necessario, il dibattito, la lettura, credo che non si debba ricordare non si debbano ricordare delle cose solo perché si devono ricordare, perché è importante, cioè istituzionalmente sono date
importanti. Credo che sia necessario ricordare per costruire una cittadinanza diversa, una rete, una solidarietà, una partecipazione. È sicuramente sugli esempi di uomini come Giovanni Falcone, domani ricorre l'anniversario della strage di Capaci, gli esempi di uomini ma come Rocco Chinnici, lo citava Rosalba Vitellaro stamattina nelle scuole, con i ragazzi, come Paolo Borsellino, sono tutti esempi che hanno, ci mostrano come a volte bisogna scegliere, che scegliere è la differenza, che si può fare la differenza, a partire da ogni singola scelta, la scelta di ognuno di noi. Quindi io lascio la parola a Alessandra e a Rosalba. Questo libro segue un cartone animato. C'è la prefazione di Manfredi, Lucia e Fiammetta Borsellino, che sono i figli di Paolo Borsellino, del giudice che dopo la fine del suo amico, di Giovanni Falcone, sapeva di essere condannato. E Manfredi lo dice a un certo punto: mio padre ha iniziato a distaccarsi da noi forse per abituarci al distacco, perché ci abituassimo a non averlo più con noi. Loro portano avanti l'esempio di quello che è stato il padre in quanto per loro padre, per noi giudice, è dalle loro parole che poi e dai lavori di Rosalba e Alessandra, dal cortometraggio, dal libro, se possiamo poi muovere questi passi sull'esempio di grandi uomini e portare avanti sperando una società migliore. Grazie ragazze di essere qui. Grazie. Io invece sarò ancora più breve perché poi lascio ad Alessandra il piacere di leggere alcuni passi del libro. Intanto vi invito domani, sempre che abbiate voglia, di guardare il cartone animato su Rai Gulp alle 10:20 oppure sempre su Rai Gulp alle 16:30. E poi dovrebbe stare sulla piattaforma di Replay, almeno così la Rai ci aveva assicurato. Detto ciò, torneremo di nuovo, ne sono certa, quindi avremo modo di apprezzare il cartone animato, magari dove sarà possibile poterlo proiettare. Io volevo fare i ringraziamenti innanzitutto a Lara Pieri, perché senza lei, di lei noi qua adesso non ci saremmo. Poi tutte le persone che hanno lavorato al suo fianco e che l'hanno aiutata a realizzare questo incontro, così come quello emozionantissimo stamattina a scuola. Silvia Calamandrei, che dire, lei è stata un flash nella mia vita perché io andavo a scuola nella scuola intitolata al suo nonno, quindi quando Lara mi ha detto ti presenterò Silvia Calamandrei, a me per un po' mi stava venendo un coccolone. Poi trovarmi di fronte a questa figura così attenta, a queste tematiche, dico, di fatto insomma suo nonno è stato il promotore di tanti di quelli che sono adesso i nostri valori costituzionali, quindi è quello che diceva Lara stamattina: dobbiamo scegliere da che parte stare. Noi abbiamo scelto di stare dalla parte di chi pensa di fare del bene anche divertendosi, quindi mettendo su dei cartoni animati per i ragazzi che possano servire loro a capire determinate cose, ma soprattutto essere dalla parte delle persone che lavorano divertendosi ed essere qua con voi, oltre ad aver ritrovato una dolcissima amica come Lara e averne acquisite altre, per noi è un grandissimo onore. Quindi grazie Alice perché ci state dando questa opportunità, grazie a Francesca, a Serenella, giusto, si chiama Serenella lei, Serenella, una persona serena che ci dà la possibilità di leggere tanti libri, quindi leggete, regalate il nostro libro. Poi ci sono un sacco di persone con i capelli bianchi, io ce li ho pure bianchi ma ogni tanto li tingo,
In quel periodo a Palermo è stato un bruttissimo periodo. Lara ha ricordato Rocco Chinnici, io ricordo Boris Giuliano, Pio La Torre, lo stesso Libero Grassi che è stato ucciso perché non aveva ceduto al ricatto dei mafiosi che chiedevano il pizzo. Alice poco fa diceva: noi italiani all'estero siamo indicati come mafiosi o come quelli. Allora, gli italiani sì, vengono indicati come mafiosi, noi siciliani in Italia veniamo indicati come mafiosi. Allora, smettiamolo con questi luoghi comuni, basta. Noi italiani, noi siciliani, noi palermitani, io del Borgo Vecchio, che è uno dei quartieri più degradati di Palermo, ma lo amo perché è il mio quartiere. Diciamo basta, perché dobbiamo assolutamente lottare contro chi ci vuole trattenere e come dire, manipolare. Abbiamo la possibilità di farlo grazie alle nuove generazioni e noi facciamo cartoni animati a tema sociale proprio perché per sensibilizzare gli animi di questi ragazzi e soprattutto le persone che li accudiscono, quindi i loro genitori, i loro nonni, i loro zii. È tutto, ecco, è così. Io continuerò a parlare fino a domani mattina. Adesso parla Alessandra, perché sennò io non mi fermo più. Invece c'è un cane che aspetta me per essere portato giù. Vi voglio bene. Ripeto tutti quanti i ringraziamenti perché li abbiamo già fatti, poi siamo coautrici, quindi questo vale anche per i ringraziamenti. Ma questo fa la differenza? Sì. Sì? Sì, la fa. Va bene, sapete che siamo qui oggi senz'altro perché queste donne magnifiche ci hanno portato qui e credono in questo tipo di lavoro, ma anche perché proprio in questi giorni, perché domani è l'anniversario, un anniversario molto triste, quello della strage di Capaci, naturalmente, il 23 maggio. Sono 29 anni, l'anno prossimo facciamo un tristissimo anniversario tondo, e però è da allora che noi ricordiamo non solo le figure di Giovanni Falcone e di Paolo Borsellino, ma quelle di tutti gli uomini e le donne che insieme a loro hanno lottato contro la mafia. Forse sarebbe stato meglio non ricordarli e sconfiggere la mafia, ma insomma, non essendoci ancora riusciti del tutto, accontentiamoci del fatto che la mafia, uccidendo queste persone, abbia veramente reso immortali le loro idee. E quando Alice diceva giustamente che le loro idee ora camminano sulle gambe di altre persone, beh, questo è il risultato che hanno ottenuto uccidendoli con quegli attentati, perché non esisteva il movimento di idee, no? Questo movimento per la legalità, le navi per la legalità, le giornate per la legalità, non esistevano mica prima delle stragi del 92. Le scuole si è creato, quindi sono stati mafiosi in qualche modo a creare la mafia. Prima non esisteva la malavita, scusami, adesso anche nelle scuole c'è il professore, la professoressa che si occupa della legalità. Della legalità. Prima eravamo tutti illegali. È diventato un impegno condiviso. Allora, questo libro, così come il cartone animato dal quale è tratto, sono dei libri per ragazzi. Io chiedo perdono ai 5 ragazzi che sono presenti, che domani si potranno guardare il cartone animato se vogliono su Rebult, ma vi voglio rivolgere non solo a loro ma anche agli adulti, perché non mi metto a leggervi quello che io e Rosalba abbiamo scritto, che è un racconto, è una favola per ragazzi, in cui la metafora di questi due bambini che si chiamano come i noti giudici, quindi Giovanni e Paolo, si trovano a combattere, a cercare di sconfiggere un mago che è approdato con il suo carrozzone in città e che, facendo tante promesse irrealizzabili ai cittadini, gli ruba l'anima e li trasforma in pupi che poi può manovrare attraverso dei fili. E quindi insomma questo è il racconto della loro lotta contro questo mago cattivissimo e molto, molto strano. Ma quello che vale più delle nostre parole all'interno di questo libro sono appunto le prefazioni dei figli di Borsellino. Dovete sapere che l'intera famiglia di Paolo Borsellino è una famiglia molto schiva. Le due famiglie di Falcone e di Borsellino hanno reagito in modo differente alle stragi. Maria Falcone si è quasi da subito impegnata, ha aperto la Fondazione Falcone, ha messo in piedi le navi per la legalità, ha lavorato subito nelle scuole, anche perché lei stessa già insegnava nelle scuole, quindi conosceva il prezioso strumento che ti ha offerto dagli insegnanti per seminare queste idee. La famiglia di Borsellino, al contrario, si è ritirata, diciamo, dalla scena pubblica,
tentando di proseguire il suo impegno civile in altri modi, Manfredi in polizia, Lucia poi più tardi, molto più tardi in politica, adesso anche Fiammetta ha la sua testimonianza nelle scuole, ma insomma in maniera molto più, non vorrei dire dimessa, ma insomma intima, ecco. E quindi è stato un grande onore quello che ci hanno fatto di scrivere queste prefazioni, che secondo me meritano veramente da sole il libro. Vi voglio leggere soltanto qualche passaggio, questo è dalla prefazione di Manfredi e riguarda appunto oggi il 22 maggio e inizia così. Era il 23 maggio 1992 e io stavo studiando diritto commerciale per preparare il mio prossimo esame universitario. Mio padre, eludendo la scorta come ogni tanto gli piaceva fare, era andato da solo e a piedi dal barbiere. Fu lì che un collega lo raggiunse al telefono, informandolo dell'attentato a Giovanni Falcone avvenuto lungo l'autostrada che collega Palermo a Punta Raisi. Negli stessi minuti anch'io avevo appreso dell'attentato. La televisione trasmetteva in diretta le prime immagini dell'accaduto e poche, confuse notizie. Ero rimasta a guardarla come impietrito. Quando mio padre bussò alla porta, corsi ad aprirgli e lo trovai completamente stravolto, ancora un po' di schiuma di barba sul viso. Non ebbi il coraggio di chiedergli nulla e nemmeno lui disse una parola. Si cambiò rapidamente e mi raccomandò di non uscire di casa. Poi si precipitò in ospedale per raggiungere l'amico, che sarebbe morto tra le sue braccia poco dopo. Quel giorno cambiò davvero la mia vita. Mio padre non sarebbe mai più stato lo stesso. E anche per noi le cose cambiarono drasticamente, con la consapevolezza che la stessa sorte che era toccata a Giovanni poteva attendere mio padre in qualsiasi momento. Ho iniziato a piangere la morte di mio padre quando lui era ancora vivo. Ricordo bene la sensazione che provai quel giorno, mentre vegliavamo insieme la salma di Giovanni Falcone nella camera ardente all'interno del Palazzo di Giustizia. Quel giorno piangevo per la morte di Falcone, un collega e amico di mio padre e di tutta la nostra famiglia. Ma in realtà era come se con largo anticipo stessi già piangendo la scomparsa di mio padre. Anche mio padre dovette provare quella consapevolezza. Salvo rari momenti, non sarebbe mai più stato quell'uomo dissacrante e autoironico che tutti conoscevamo, e anzi in lui, io e le mie sorelle, iniziammo ad avvertire un graduale distacco. Lo attribuivamo alle preoccupazioni e all'enorme carico di lavoro di quei giorni, ma dopo la sua morte scoprimmo che lui aveva premeditato e voluto quell'allontanamento perché noi figli ci abituassimo gradualmente, cioè senza particolari traumi, alla sua assenza. Voleva prepararci, insomma, nel caso che anche a lui fosse toccato lo stesso destino di Giovanni Falcone. Qui salto un pezzo. Il 19 luglio, un'altra data importante, in ogni caso, tutta la mia famiglia, tranne mia sorella Fiammetta, che era andata in Thailandia con alcuni amici, si trovava a Villa Grazia di Carini, nella residenza estiva dei miei nonni materni. A pranzo ci avevano invitati i nostri vicini di casa, i Tricoli, con cui condividevamo ogni anno spensierate mangiate e serate all'aperto. Il pranzo fu quello tipicamente palermitano, a base di panelle, crocchè, arancine e altre prelibatezze. Roba per stomaci forti, che dopo mangiato chiamava il riposino. Mio padre disse che sarebbe andato a stendersi per un po' e sparì in una camera della nostra villa. In realtà scoprimmo più tardi che non aveva dormito affatto. Sul comodino, accanto al letto, trovammo un portacenere traboccante di cicche di sigarette, che lasciava poco spazio all'immaginazione. Era rimasto sveglio a fumare una sigaretta dopo l'altra. Quel pomeriggio doveva andare da mia nonna a Palermo per accompagnarla dal cardiologo. Quindi, quando fu ora, si preparò e si apprestò ad andare via. Prima però salutò mia madre, che era sull'uscio della villa dei Tricoli, e io l'accompagnai portandogli la borsa fino alla macchina. Furono saluti normalissimi perché tutti sapevamo dell'appuntamento con mia nonna ed eravamo certi di vederci poche ore dopo a Palermo a casa. Ho capito che era accaduto qualcosa a mio padre poco tempo dopo, dal volto funereo di mia cugina Silvia, che mi è venuta vicino mentre giocavo a ping pong. Aveva appena sentito alla radio la notizia dell'attentato. Dopo pochi minuti ero già sulla moto di un amico d'infanzia che villeggiava lì vicino, diretto con lui in via D'Amelio, dove viveva mia nonna, e dove, secondo la radio, c'era stato l'attentato. Mio padre non l'ho più visto, neanche i suoi resti, perché quando giunsi in via D'Amelio fui riconosciuto e mi accompagnarono al centro di medicina legale, dove poi arrivarono anche mia madre e mia nonna.
Più tardi venimmo a sapere che invece mia sorella Lucia non solo aveva voluto vedere il corpo di mio padre, ma lo aveva anche ricomposto e vestito nella camera mortuaria. Fu Lucia a riferirci in seguito che era morto sorridendo. Sotto i baffi affumicati dalla fuliggine dell'esplosione aveva rivisto il suo sorriso di sempre. È stato anche quel sorriso, come un ultimo saluto per Lucia e per tutti noi, a dare alla famiglia una grande forza. Piccolissimo della prefazione di Fiammette Lucia, che anche questa è molto bella, ovviamente sono troppo lunghe per leggerle tutte e sono veramente pochissime righe. Loro sono morti per noi, dicono Fiammette Lucia, e abbiamo un debito verso di loro, la ricerca della verità, perché si faccia piena luce su quello che dopo decenni non possa definirsi mistero. Paolo era ed è nostro padre, Giovanni era suo collega e amico fraterno. Non erano soldati e non erano in guerra, erano due uomini normali, due giudici, e hanno lavorato, non lottato, fino al sacrificio per la nostra e la vostra libertà. Grazie per queste letture della vostra presentazione. Volevo anche ringraziare altri coorganizzatori di questi incontri con l'autore, la Maria Stewart, che è una delle proponenti poi di questa idea pre-Covid, in cui dovevamo incontrare una serie di autori, finalmente cominciano a divenire in presenza, perché li abbiamo visti un po' virtualmente. Abbiamo qui con noi la Valdichiana, che ha intervistato le nostre amiche e che domani trasmetterà quanto sta registrando sul suo sito e canale YouTube. E come abbiamo detto, domani sul canale Rai Gulp e poi recuperabile su Rai Play si potrà vedere il cartone animato, che abbiamo avuto problemi tecnici a riproiettare qui, è stato visto nelle scuole stamani. Però proprio per avere un'idea più diciamo concreta del lavoro che fanno le nostre amiche, vorrei che ci raccontassero un po' di più come hanno costruito questo documentario, qual è stato lo spunto iniziale, le fasi della lavorazione fino diciamo avere un prodotto finito che credo sia anche illustrato, ce lo diranno anche loro, da una disegnatrice che è proprio di Montepulciano, e questo diciamo è anche un elemento che ci dovrebbe riempire d'orgoglio. Ovviamente tra i coorganizzatori c'è anche Serenella, che è già stata evocata non solo nella sua funzione di libraia coraggiosamente aperta anche nel periodo della zona russa, e che è stata anche un punto prezioso per i nostri prestiti bibliotecari, perché riuscivamo a distribuire i prestiti, a recuperarli attraverso l'apertura della libreria Centofiori, quindi abbiamo anche Serenella con noi. Prego. Allora, io posso dirvi che, come dicevo stamattina a scuola, dai ragazzi, io non sono una disegnatrice, quindi ho avuto la necessità, visto che insieme ad Alessandra esattamente 15 anni fa abbiamo deciso di produrre cartoni animati, di trovare una disegnatrice che potesse rappresentarmi in tante cose. Intanto è stata scelta grazie alla sua mano, che è una mano veramente eccezionale. Lei si chiama Annalisa Corsi, vi dirò qualche altra piccola cosa, ma ha i capelli lunghi ed è dell'acquario come me, quindi insomma, cioè voglio dire, più un alter ego di questo insomma non potevo pretendere. Annalisa è l'autrice di alcuni dei disegni della ricerca grafica di Giovanni e Paolo in Castello dei Pupi. In effetti quello che trovate all'interno del libro sono i frame del cartone animato, non sono disegni fatti a mano da Annalisa.
Annalisa ha curato poi la grafica di tutti gli altri nostri cartoni animati, abbiamo prodotto un cartone animato sulla vita di Padre Pino Puglisi, La missione di 3P, dove raccontiamo il bullismo, dove raccontiamo la solidarietà, dove raccontiamo la storia di un quartiere che è il quartiere di Brancaccio di Palermo, dove questo prete coraggiosissimo, a distanza di un anno, a 56 anni pure lui, come Paolo è morto, è stato ucciso, che aveva appena 56 anni, ha compiuto appena 56 anni. Come nasce l'idea? L'idea nasce venendo a Castiglione del Lago, dove io e Alessandro abbiamo una casetta, eravamo in macchina e mentre eravamo là cercavamo di trovare un'idea che ci potesse riportare di nuovo in Rai. Avevamo prodotto precedentemente un cartone animato che parlava di dispersione scolastica e sfruttamento di lavoro minorile, è stato il nostro primo cartone animato dal titolo Benedetta, non lo nominiamo mai per un semplice motivo, perché quello è stato proprio il primo in assoluto, un primo esperimento, è un cartone animato che ha tantissime belle citazioni, però poi abbiamo deciso per motivi vari di non metterlo nel nostro circuito delle nostre rassegne. Quindi volevamo tornare in Rai. Ho detto ad Ale in macchina, mentre stavo guidando, ho detto: senti, ma che ne diresti di fare un corto animato su Giovanni Falcone e Paolo Borsellino? Lei mi ha guardato e ha detto sei matta. Dice: però è un'idea che mi piace. Dice: possiamo lavorarci. Ora dovete sapere che per produrre un cartone animato del genere ci lavorano circa più di 60 persone, uno più, uno meno, e ci vogliono tanti soldi, tantissimi soldi. È una produzione che va anche fuori dall'Italia, perché purtroppo in Italia non abbiamo, cioè ci sono gli studi che fanno animazione, ma quasi sempre fanno le loro animazioni, quindi non hanno il tempo di produrre, anche fare da service per altri studi. E quindi la parte proprio dell'animazione vera e propria, il cartone animato Giovanni e Paolo e Mister De Pupi, pensate bene, ha una cosa come da 800 a 900 disegni per realizzare un minuto di animazione. Quindi comunque è molto impegnativo come tempo, abbiamo impiegato circa 14 mesi per realizzarlo, ma soprattutto ci vogliono tantissimi soldi. Quindi la ricerca dei fondi è la cosa più estenuante, perché la RAI finora è sempre stato il nostro partner in assoluto, cioè ha sempre coprodotto i nostri lavori. Ci hanno definito le persone che, tra virgolette, che con l'animazione e con i temi che trattiamo diamo lustro all'animazione italiana. Quindi questo mi vanto di dirlo, l'ha detto uno dei direttori, insomma. Quindi loro ci sono sempre, il problema è trovare sempre i coproduttori, che è la cosa che accennavo sia ad Alice che a Silvia. Questo è un lavoro che fa egregiamente Alessandra, ma anche in questo caso, così per continuare a mantenere una certa coerenza di pensiero e di valori, così come diceva Paolo, anche quando vai e bussi e chiedi una raccomandazione, già quello è un gesto che non va fatto. Allora quello che devi fare è bussare e dire: guardate, io ho questa bella idea, vi piace? Poi se trovi qualcuno che dice sì, mi piace, ci sediamo a tavolino e si lavora, ma non vai a cercare una raccomandazione. Ecco, io e Alessandra quello che facciamo esattamente 15 anni senza aver avuto mai uno straccio di raccomandazione, ma la cosa bella che ci onora veramente è il fatto che sono sempre piaciute le nostre idee. Cioè, quindi chi ha detto sì, lo produciamo, l'ha detto proprio entusiasta, perché ha trovato che in quello che noi abbiamo proposto c'era il nostro cuore, la nostra passione e la volontà di comunicare a questi ragazzi che sono il nostro futuro, rappresentano il nostro futuro. Così nasce l'idea di creare e di mettere su una produzione di animazione. È una follia, ma noi lo facciamo. No, io invece volevo dire ai ragazzi, che forse li può interessare, come si passa da non c'è nulla, quindi adesso decidiamo di fare un cartone animato su
la storia di Rosalba, quindi non c'è niente, a come si passa ad avere poi qualcosa da proiettare, che nel caso nostro non si proietta, ma insomma, che invece domani potrete vedere in televisione. Quindi che cosa si fa? Per prima cosa si scrive una storia, che è il soggetto. Quindi io e Rosalba abbiamo scritto il soggetto, una trama come se fosse un racconto. Dopodiché si scrive la sceneggiatura, cioè questa storia si spiega ancora meglio, si inseriscono tutti quanti i dialoghi e si inseriscono tutte le ambientazioni. Quindi si dettagliano molto meglio tutte le varie scene. Sulla base di queste scene della sceneggiatura, la regista, nel nostro caso, insieme ad un professionista che si chiama storyboardista, disegna per ogni scena tanti quadratini, che sono come se fossero tante vignette, e disegna tutto il cartone animato, pezzo per pezzo. Non colorato, non fatto bene, più uno schizzo, diciamo, no? E dentro questo storyboard poi ci sono tutte le indicazioni anche dei movimenti di camera, quindi questo storyboard è anche una cosa tecnica, diciamo, quindi che ne so, si vede per dire un personaggio che sta così e poi sotto c'è la freccia che ti fa capire che il personaggio sta camminando di là, no? Oppure ne vedi uno che ha il libro in mano e poi magari c'è la freccia che ti dice così, che lo sta appoggiando giù, perché non puoi disegnare tutto quanto nello storyboard. Questo storyboard quindi serve come traccia per poi farci sopra l'animazione e per capire come andrà fatta l'animazione poi questo storyboard si monta al computer e diventa un video, che è un video ancora, non è un cartone animato, è come se fossero tanti disegni messi uno dietro l'altro e su questo video ci si mette poi la voce. Tipicamente la colonna audio la facciamo io e Rosalba e ci divertiamo un sacco perché facciamo tutte le voci, perché quindi abbiamo fatto Giovanni, Paolo, il mostro, Lucia, la mamma di Paolo, la Giovanni, siamo sempre noi, perché in realtà non conta, non serve ad altro quella colonna lì che per calcolare poi i tempi con cui si devono fare le animazioni, poi si rifà con le voci giuste. Quindi sono delle voci finte come l'imbastitura di un vestito, no? Che non è la vera cucitura, serve solo per poi fare la cucitura fatta bene. Quindi si fa questo video board, poi ognuna di queste fasi è soggetta ad approvazione, quindi fai il soggetto, lo mandi alla RAI per fartela approvare, fai la sceneggiatura, lo mandi alla RAI per fartela approvare e così via. Quando è approvato anche il video, guarda, si fa tutto a pezzettini, quindi pensate di avere lo storyboard, che sono tantissimi fogli, con le forbici, a pezzettini, e si spediscono tutti questi pezzettini in varie parti del mondo. Ah sì? Sì, questo è il lavoro mio. Io, diciamo, in Cina faccio tutto quanto a pezzetti, distribuisco in vari studi, perché fare l'animazione è un lavoro molto lungo, molto complicato, insieme ad un libro dei modelli, si chiama Model Pack, e in questo libro c'è scritto ogni personaggio quanto deve essere alto, com'è dritto, com'è di profilo, com'è di tre quarti, ci sono tutti i modelli di riferimento, tutti gli oggetti visti davanti, dietro, di che colore è il dorso, quant'è alto, insomma. Quindi è un libro di modelli e poi su questa base gli studi fanno l'animazione, poi spediscono tutti questi pezzettini di animazione che noi a Roma con la regista rimontiamo, cioè anzi la regista rimonta con un tecnico e lì nasce poi il vero e proprio cartone animato, poi si fa la musica, a quel punto si fanno i doppiaggi, quelli veri, rumori, con le voci giuste, i rumori, eccetera, poi si montano gli effetti, insomma a quel punto abbiamo finito quasi. Abbiamo finito quasi con i titoli di coda. Sì, passati. Una domanda, vai, sono passati quasi niente. Siamo sui 12 mesi, perché poi gli ultimi 2 mesi di approvazione. Ciao tesoro, dimmi. Ma voi quanto ci mettete a fare un libro? Ah, un libro? Questo ci abbiamo impiegato meno di un annetto. Sì. Un 10 mesi, questo l'abbiamo scritto una decina di mesi, non è semplice, avevamo già la sceneggiatura, però l'abbiamo ulteriormente arricchito, non abbiamo messo la sceneggiatura all'interno del libro, abbiamo messo alcuni dialoghi, alcune parti, però diciamo abbiamo poi arricchito, così come è successo, certo, con il libro di della Stella. Se tu guardi il cartone animato domani e poi leggi il libro, non ci ritrovi solo le cose del cartone animato, ma ci sono come delle cose in più, delle cose extra nel libro. Allora, Alessandra vi ha fatto una piccola, brevissima, diciamo, parentesi di
come nasce un cartone animato, insomma più o meno abbiamo le varie tecniche, ma questo sarebbe bello poi approfondirlo anche nelle scuole. Noi in genere lo facciamo, quello che facciamo. E l'ho fatto sicuramente per cercare un attimo di allentare un po' la tensione, perché la lettura della prefazione di Manfredi e di Lucia e Fiammetta personalmente mi ha... Lo so a memoria, però cioè, tipo, ogni volta è un pugno allo stomaco, quindi suppongo anche per alcuni di voi. Domani ricorre, come dicevamo, il 29esimo anniversario della strage di Capaci, a distanza di 57 giorni è morto pure Paolo. Prima di loro ne sono morti tanti altri. Una storia amara e dura della nostra Repubblica e della nostra democrazia. Ricordiamoci sempre che abbiamo il potere del popolo, noi abbiamo il potere di votare, abbiamo il potere di dare il voto alle persone che mantengono dei valori alti nella fratellanza, che hanno dei valori di un certo tipo, insomma, che riconoscono nella legalità la prospettiva di un futuro migliore per i nostri ragazzi. Questa è la cosa più importante. Io sono afflitta da ricordi miei personali, però non ve ne parlo perché sennò cominciamo pure a piangere, allora parlate voi. Che mi sembrava... Rosalba, no, parlaci invece dei progetti che avete per il futuro. Mi puoi fregare? Secondo me sì. Ottimistici. Allora, aspetta. Che devo fare? Sì, allora abbiamo in uscita un libro per Enaudi che abbiamo scritto io e Alessandro, che poi quando cominciamo a scrivere non ci fermiamo più, così come quando parliamo. Il pianeta di Greta dovrebbe uscire per Enaudi se tutto va bene, insomma alcune librerie l'hanno già prenotato, quindi speriamo insomma che alla fine... Vabbè, spiega, se no non si capisce. Questo poi lo spieghi tu, perché posso annunciare pubblicamente, ma non in titolo, quello non lo possiamo dire, che siamo freschi e quindi bello perché lo festeggiamo insieme, di contratto con un nuovo progetto con la RAI. È un altro titolo molto 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 forte, un tema molto importante, farà anche questo, come si dice a Palermo, scruscio, cioè scruscio significa rumore. Il palermitano Giuseppe là mi avvalora questa, e quindi sempre con la grafica della nostra straordinaria Annalisa Corsi, che come ricordava Silvia è nata qua a Montepulciano. Quindi sicuramente ci rivedremo, anche aggiungendo, perché lo dobbiamo consegnare a giugno del prossimo anno, quindi insomma poi per l'altro anno scolastico. Io ho un progetto in più. Alessandra, vai, un progetto in più, e ho un manuale di educazione civica, si chiama Essere il cambiamento, che esce dal Fabbri Editori tra qualche mese, e che si apre con una citazione di Piero Calamandrei, e ha in parte di copertina una sua bellissima frase, una delle sue molte bellissime frasi sulla scuola. Sulla scuola e sulla Costituzione, quindi si è tutta una lotta qua, insomma, capirete che cosa vuol dire scrivere un libro insieme, non parliamo di una produzione di più di un anno di un cartone animato. Ma ci vogliamo bene. Sì, e poi a metà ci diamo le pentole tipicamente, ma insomma poi passa. E adesso siamo così amichevoli perché siamo nell'intervallo tra una produzione e l'altra, ora quando comincia la prossima. Ci vedrete con i piedi qua. Allora, un'altra delle produzioni che ci piacerebbe, un'altra produzione che vorremmo iniziare, sono le letture di queste favole di Piero Calamandrei. A Silvia, che mi stai ascoltando? Sto distraendo io. Allora, un altro progetto che ci piacerebbe, così tra amiche e poco fa, in questo salotto meraviglioso con altri amici che ci stanno ascoltando, ci piacerebbe tantissimo, leggeremo queste favole, questa è una promessa, le leggeremo quanto prima che ci incasiniamo con la produzione, vi faremo una proposta per una graphic novel, perché anche questa è una delle cose che a noi
abbiamo fatto ultimamente con la Regione Sicilia, sempre che, perché poi dalla Graphic Novel possiamo portarlo a Rai e dire possiamo farne un bel cartone animato, però ci metto un'altra parte e poi l'altra parte ci stiriamo il cervello per cercare dove trovare i soldi. Quindi questo fa parte, grazie a Silvia e all'Alice e a Laura e a Lara che ci hanno, Silvia l'altra volta mi ha chiamato, ho un'idea, ma che ne dici se? Allora ho detto guarda Silvia che possiamo iniziare così, secondo me è il percorso migliore, perché quello che nell'immediato ti dà la possibilità di fare vedere quello che vogliamo fare e poi piano piano con il tempo trovare i canali per. Quindi noi siamo pienissime di iniziative, vorremmo tantissimo continuare a produrre, ma produrre sempre in continuazione. C'è qualche altra domanda? Leggici un pezzo. Fabrizio. Tutti ma leggilo lui. Lo leggo io. Ma guarda te, ma Lara vuole parlare. Lara, passa, certo, passa. Sono qua. Vengo un pezzo di libro. Allora, la storia la conoscono soprattutto gli adulti, no? Noi la conosciamo. Però per i ragazzi vi racconto un po' la storia di questo cartone. Perché prima è nato il cortometraggio e poi è nato il libro, sì, che ha seguito la produzione del cartone. La storia è questa, ci sono dei bambini, dei ragazzini, che hanno più o meno l'età vostra, che stanno facendo dei preparativi per la festa di Santa Rosalia, bravissima, la mia patrona, il mio nome, che mi chiamo Rosalia Alba. Ecco, capito? Non è il caso, giusto? No, ovviamente che l'abbiamo messo. Assolutamente. C'è un gruppo di ragazzini, stanno lavorando in gruppo e c'è un bambino che con una fionda lancia loro dei sassi. Interviene un po' la maestra, ma insomma questo ragazzino non si ferma, anzi, continua a lanciare questi sassi finché non viene richiamato da una voce esterna, una voce quasi... che incute un po' di timore, ci si chiede chi possa essere. Comunque poi questo ragazzino un po' prepotente viene affrontato da uno dei nostri due protagonisti, da Paolo, che poi viene aiutato da Giovanni. Nel frattempo in città dove fermano questi preparativi le persone stanno cambiando, iniziano a essere omertosi. Che cosa significa? Iniziano a vedere che ci sono dei soprusi, ci sono delle persone che fanno degli atti violenti e nessuno interviene, fa finta di non vedere, si gira dall'altra parte. Questi ragazzini non riescono a capire il perché. A un certo punto decidono, si rivolgono al saggio del paese, vero Alessandra, che produce oltretutto dei paraocchi, anche paraocchi, come diceva stamattina Alessandra, è una bella metafora di chi non vuole vedere, perché a volte fa più comodo non vedere piuttosto che intervenire. Giovanni e Paolo decidono di cambiare qualcosa. Il cambiamento, ragazzi, non è facile. Soprattutto quando intorno a noi ci sono persone che si comportano nello stesso modo, tanti pupi, tante marionette. E loro hanno il coraggio di fare qualcosa di diverso, di andare a sconfiggere questo mago a cui si rivolgono gli adulti per avere dei favori e vengono incantati, gli viene presa all'anima da questo mago. I ragazzi decidono di agire in gruppo. C'è anche un gatto che avrà un ruolo che sembra, dice, che lo portiamo a fare il gatto, non serve a niente. Quindi anche un animale, qualcosa che sembra alla fine non particolarmente importante per vincere una lotta, invece lo è. Anche il gatto fa la sua parte, aiuterà i ragazzi. E insieme c'è il gatto, c'è una bambina, c'è un gruppo di bambini che si uniscono per andare a sconfiggere questo mago. Questo mago è sconfitto, l'ombra del mago serpeggia ancora. Ecco, noi stamattina abbiamo parlato anche di bullismo, perché per l'appunto sia
il libro, che il cartone si aprono con questo bambino, bullismo, il bullo è un po' la metafora del prepotente, no? Del prepotente bambino. Quindi vi è capitato a voi di avere a che fare a volte con bambini che hanno degli atteggiamenti un po' particolari? Sì? E che cosa fate voi? Che domande. Vediamo quando le mettono in imbarazzo. A volte che cosa cercate di cambiare le cose? Oppure osservate e basta? Di cambiare ogni cosa. Ok, è quello che hanno fatto questi ragazzi, cercando di cambiare le cose, mettendosi in moto, facendolo però in gruppo, perché l'unione fa la forza, aiuta, e ognuno di noi può fare la differenza nell'atteggiamento di riuscire a cambiare qualcosa. Abbiamo visto stamattina, nel libro c'è scritto, c'è il gatto, c'è la bambina, tutti si uniscono e in gruppo partecipano. Io stamattina, quando ho parlato con Alessandro, con Rosalba, con Alice, sono tutte... in questo cartone c'è la partecipazione, c'è la solidarietà, c'è la legalità, sono tutte parole che fanno parte della nostra Costituzione. Quindi in realtà noi già ce le abbiamo. Dobbiamo soltanto cercare di farle vivere e attraverso, ecco, le nostre scelte possiamo riuscire a fare qualcosa, a cambiare. Assolutamente sì, assolutamente sì. Vediamo se c'è qualche altra domanda, se no ci prendiamo. Ci sono altre domande? Un saluto. Allora, noi siamo qua, se volete qualche dedica, se volete leggiamo un pochettino, se no ci salutiamo. Silvia, vuoi aggiungere qualcosa? No, volevo sapere se c'era qualche domanda ancora dai partecipanti. No, ci abbiamo mi pare che... Un pezzettino leggero, dai. Dai, facciamo un pezzettino piccolo. Dunque, qua ci sono Paolo e Giovanni, che sono andati a trovare Salvatore, che è questo antiquario un po' eccentrico, un po' stravagante, un po' strampalato della città, che è un loro amico, che sta costruendo un oggetto piuttosto strano, un paraocchi. E allora poi gli spiega che questo paraocchi è molto utile in questo periodo, pagina perché è meglio non vedere. Siamo a pagina 71. Pagina 71, per chi avesse il libro. Inizio dalla fine della prima riga, per chi vuole seguire. Visto che i ragazzi ci stanno andando, allora aspetto che ci siano. Pagina 71 è questa con la foto, con l'immagine di Giovanni e Paolo, ve lo dico perché non c'è il numero su questa pagina. Ok? In fondo alla riga. Cosa sta succedendo? La gente è impazzita e non fa che litigare, insultarsi e rompere tutto. Sai dirci perché? È Paolo che fa questa domanda. Salvatore si era rimesso in testa quel curioso caschetto di cuoio e paraocchi, che oggi si usa solo a volte per i cavalli. Ah, ragazzi miei, sospirò scuotendo la testa, mentre le cinghiette del paraocchi andavano di qua e di là aggraziatamente. Purtroppo sulla città è caduta una grande sciagura. È arrivato il mago Nimuro. Il mago? Quel grassone con i baffi e vestito da domatore di leoni che ha parcheggiato il carrozzone di fronte alla pasticceria di Angela? Chiese Giovanni. C'è sempre una fila lunghissima per andare a farsi predire il futuro da lui. Ma questo che c'entra? Stai attento, lo devo redargli Salvatore, puntandogli addosso un indice magro e nodoso. Non bisogna valutare le persone da come sono vestite o dalla loro apparenza. Quello è il mago più potente che esista. Vive nella grotta sulla montagna e quando decide di scendere in città è sempre una grande sciagura. La gente non va a farsi predire il futuro, ma a chiedere favori e magie. Ci vanno per avere soldi, potere, successo.
e lui può dargli tutto questo, chiese Paolo. Salvatore si accasciò su una vecchia poltrona che lo inghiottì in uno sbuffo di bordo. Li accontenta grazie a un potentissimo incantesimo, ma quello stesso incantesimo ruba loro l'anima e li trasforma in pupi di legno, rispose sconsolato. Come sarebbe a dire? Spiegati meglio, insistette Paolo, che più l'argomento si faceva spaventoso e più si sentiva deciso ad arrivare in fondo alla questione. Acconsentendo a consegnare la propria anima in cambio di ciò che desiderano, le persone che si rivolgono al mago si mettono nelle sue mani e finiscono sotto il suo potere. Con il passare del tempo, un pezzo per volta si trasformano in pupi e lui può comandarli a distanza con dei fili, proprio come dei burattini. Salvatore mimò con le mani il gesto di muovere dei pupi di legno tenendoli dei fili. «Ma è orribile!» commentò Lucia, coprendosi il volto con le mani. «Ecco, hai avuto la stessa reazione dei tuoi concittadini!» disse Salvatore, facendo anche lui il gesto di coprirsi gli occhi con le mani, mentre Lucia lo guardava dalle fessure rimaste aperte tra le dita. Nessuno vuole vedere quello che sta capitando, le persone hanno paura di rimanere coinvolte e in questo modo lasciano che la follia e il crimine dilaghino per la città. Lucia abbassò immediatamente le mani, non voleva somigliare a quella gente, lei. Ecco, no. Maria. Sì. Maria Stuart. Sì. Allora, volevo sapere da voi, proprio cittadine palermitane, siciliane, come è cambiata dal 1992, secondo voi, la società siciliana? E come vedete il futuro? Cioè, nel senso, a oggi ritorna prepotentemente questa storia, no? Questo progetto del mondo. Sicuramente è stato un elemento che è caratterizzante insomma, della struttura anche mafiosa e degli appalti, cioè degli strumenti di cui si nutriva la mafia. Ma oggi probabilmente questo ponte sullo stretto, con tutte le caratteristiche, tutte le problematiche che ha, rappresenta anche il futuro, rappresenta anche quel contatto che forse mancava con l'anello di congiunzione che manca ora a quest'isola che è nata, è risorta con l'Italia e con l'Europa. Secondo voi come lo vedete questo momento? Allora, personalmente da palermitana e siciliana dopo la morte, dopo le stragi di Capaci e Via D'Amelio e dopo la morte di padre Pino Puglisi, anche se negli anni precedenti, appunto come ricordavo, Peppino Impastato, Boris Giuliano, Pio La Torre, cioè comunque ci sono stati dei morti eccellenti. Ma la strage di Capaci e Via D'Amelio hanno proprio determinato uno spartiacque, cioè là la coscienza civile si è risvegliata. Non è che non ci fosse prima, io ero una studentessa impegnata anche politicamente, quindi ancora prima che tutto questo capitasse, anche se ammazzavano i mafiosi per strada, ma comunque noi sapevamo da che parte stare. L'aver ucciso Falcone e Borsellino stamattina, Alice diceva proprio questo, è stato un boomerang, cioè per cosa nostra, per questa associazione di persone malavitose è stato un boomerang, cioè si è rivoltato contro di loro, poi comunque prima era stato messo sul maxi processo grazie alle testimonianze dei pentiti, grazie al lavoro straordinario che Falcone ha fatto, così come l'ha fatto anche Borsellino, cioè andando là a scovare e a toccare l'anima di alcune persone che poi sono passate dalla parte di... Io personalmente è un discorso che va anche, che dovrebbe toccare anche dei temi politici che non mi sento di affrontare in questa sede, magari tra amiche lo potrei anche fare, ma diventerebbe un po' compromettente per me. La Sicilia sì, si è risvegliata, per alcuni versi ha cercato anche di cambiare volto. Purtroppo alcuni atteggiamenti
diciamo, noi siciliani, la malandrinaria, la prepotenza, Giuseppe qua mi sta sempre, spero, spalleggiando, ce l'abbiamo nel DNA, quindi alcuni atteggiamenti non sono cambiati, anche alcuni politici purtroppo, anche se si sono susseguiti vari colori, però diciamo la sostanza è rimasta quella di un'isola che è stata per tanto tempo isolata. Questo ponte io lo vedo un po' come una sorta di ancoraggio che bisogna fare con il continente, ma che personalmente non lo vedo come una prospettiva futura che possa, se lo teniamo come metafora, forse sì, ma se lo dobbiamo vedere proprio come struttura che ci può collegare ancora meglio allo stivale, io personalmente ritengo che anche in quel caso ci sarà molto da lavorare per tenere fuori Cosa Nostra da quella situazione di costruzione. A parole, come si dice dalle nostre parti, siamo tutti bravi, poi nei fatti viene una concretezza. E allora nella concretezza io ritengo che ancora tanta strada c'è da fare, ma non in Sicilia, attenzione, perché Cosa Nostra si è trasferita là dove c'è il potere politico, ok? Adesso non è più come era prima, come diceva Buscetta, Cosa Nostra è una cosa, la violenza, tutto il resto, questa Cosa Nostra io non la riconosco più, diceva lui, uno dei maggiori artefici del maxi processo. Lui non la riconosceva perché non aveva più quei valori che secondo lui erano sani, e ho detto tutto, per Cosa Nostra, quindi non venivano toccate le donne, non venivano toccati i picciriddi, cioè fino a ieri è ricorso l'anniversario della morte di del bambino, porca miseria non mi viene, di questo bambino che è stato ucciso a Palermo a San Lorenzo, perché forse aveva visto, aveva sentito, cioè, capito? Quindi quello lì, quella non è più, non c'è più, per fortuna non si uccide più a Palermo. E questo io non lo so se è un bene o un male, perché quando lo Stato ha meno clamore, c'è meno clamore, no? Sì, c'è meno clamore, cioè, però sai, anche questa cosa, cioè ci sarebbe tanto da dire, cioè ci sarebbe tanto anche da riflettere, non lo so. Come dice Fiammetta spesso, tiriamo intanto fuori la verità e cerchiamo sull'accaduto di quello che è successo a mio padre, del perché questi personaggi che in alcune foto si vedono che portano via la borsa di mio padre, l'agenda rossa di mio padre. Tiriamo fuori, perché c'è stato questo depistaggio? Perché viene fuori adesso, dopo tanti anni, che c'è stata una parte dello Stato che era, capito? Allora là tutto questo, allora a Palermo si paga ancora il pizzo, questo è un dato di fatto, e non credo che sia solo a Palermo, in altre zone d'Italia mi costa sapere che si paga, e già anche quello è, vuol dire dare a Cosa Nostra la possibilità di, ovviamente, di riorganizzarsi. Dove ho casa io ho da casa di fronte il carcere Luce Ardone. Allora, vi racconto, questo è un piccolo aneddoto che non c'entra niente, ma per farvi capire, io amo la mia città, amo la mia terra, io darei la vita per la mia terra. Quando viene liberato un pregiudicato, no? Una persona che comunque è stata in galera là, sotto casa da noi, che è la zona di rimozione, perché io sto dietro il carcere Uccellone, quindi dove c'è l'aula bunker, quindi là non puoi posteggiare, ok? Quando viene scarcerato qualcuno, o si sa che questo qualcuno di lì a qualche giorno verrà liberato, arrivano colonne di macchine come nei matrimoni, ragazzi non sto scherzando, mettono una fila di fuochi d'artificio lungo la strada e quella strada, quella piazza si illumina a giorno anche alle 3 di notte, perché loro fanno quello che vogliono a qualsiasi ora del giorno e della notte. Questo ancora oggi, attenzione, cioè con tutto il Covid questa cosa è successa fino all'anno scorso 2 volte. Con la paura che ti prendi, perché se stai dormendo e senti questi
questi voti, però loro festeggiano, stappano gli scopi, poi la gente come me chiama la polizia, arrivano la polizia e loro dicono niente, non fa niente, ciao, si saluta, ciao, vi vedete. Quindi, allora, io mi auguro che mia figlia, anche se ormai vive a Roma, così come tanti altri ragazzi, abbiano un ricordo di quella che è stata Cosa Nostra. Non lo so che cosa succederà. Mi auguro che ci siano tanti Giovanni Falcone, tanti Paolo Borsellino, tanti Boris Giuliano, tanti Rocco Chinnici pronti a darci una mano e a continuare a sconfiggere quello che è stata e continua ad essere una piaga mondiale, non credo. Questa è una pandemia della quale non ci libereremo probabilmente mai, nemmeno con la mascherina. Io ringrazierei le nostre amiche, tu c'è un'urgenza di tornare a casa perché il cane è ansioso. No, se c'è qualcuno che vuole firmare il libro. Sì, questo facciamo. Assolutamente, ciao. Questo sì, lo facciamo. Se volete farvi filmare dalle 11.